nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna. Un nuovo giorno ha inizio, ed ecco che, tutto pimpante, Nazi avvia la sua tappa. Una tappa che lo porterà in un posto speciale, dove resterà fermo per un po'. Riposato poi, si mette al lavoro, e ripara tutte le sue attrezzature con grande maestria. Sapete che giorno è oggi? È il giorno prima di domani e il giorno dopo di ieri. Un giorno speciale, un giorno che non ci sarà mai più nella nostra vita. Perché sprecarlo così? E quindi oggi che cosa facciamo? Ragazzoni miei, buongiorno. Bene. Sto iniziando questa nuova giornata di riposo. C'è ancora qui la mia tenda che ieri abbiamo riparato. Ho riparato anche lo zaino, la cucina. Abbiamo riparato un sacco di cose. E dato che oggi ci riposiamo ancora un po', ho deciso di fare un qualcosa che da tempo è qui dentro al mio cuoricino. Oggi voglio provare a cucinare qualcosa di particolare e lo voglio fare utilizzando un fornello costruito da me, qua, in mezzo a nulla. Che tipo di forno sarà? Ho deciso di costruire un forno a carbone, non mi chiedete come, ma nella mia testa ogni tanto girano delle idee malsane e quindi adesso sto per scendere in paese a comprare tutto l'occorrente e voglio proprio vedere che ne viene fuori. Che fessa. L'idea era quella di trovare delle griglie istantanee per costruire il nostro forno. Il problema è che qua non ce li ha nessuno e quindi ho preso dei vassoi, del carbone e altro, con la speranza di riuscire ad inventarci qualcosa. Non lo so, ho i miei dubbi. Ma io quasi quasi provo a fare una cosa. Ragazzuoli, ho un'idea. Questa mattina sono venuto a fare colazione in questo bar e praticamente ho conosciuto Silvano, che sarebbe quella persona che sta indicando i prezzi. E dato che sul menù ha anche pizza, e da come ho capito la pizza la fa lui, chiediamo al nostro Silvano se ci dà un po' di impasto. Ciao Silvano. Dove ci troviamo, Silvano? È il sogno di Giannini. È il sogno di Giannini. Chi è Stalini? Giannini. Mi è piaciuto perché i bambini di qui non hanno il G. Ah, ok, quindi va gnie gnie. E quando ho incontrato questo vecchio eladero che faceva schifo di raro negli anni 80, i bambini lo chiamavano hola Giannini, mi è piaciuto. Perché ti chiamano? Perché quelli non hanno il G. E ho trovato questo carigno, come dici. E dove ci troviamo? Come si chiama il posto? Qua, Valle Gran Rey. Ah, quindi ci troviamo a Valle Gran Rey. Che prima la colonizzazione, i guanci. I guanci, sì sì sì. La popolazione di qui aveva delle rei. E il posto più bello per il più grande delle rei è qui. Bello. Vediamo come fa l'impasto, va. La faccio con metà normale. Okay. Il stesso però modo vecchio. Uh-huh. Se non metto il grammaggio preciso è tutto fottuto. Preciso al grammo, ogni volta non sono capace di rifare la stessa gelato da 15 anni già. No, sì che si ragiona, guarda qua. Ragazzuoli, impasto fatto, adesso devo farlo riposare un'ora e mezza e poi possiamo iniziare a fare la nostra pizza. Ciao. Grazie mille, capo! Ok, lasciamo l'impasto a lievitare e nel frattempo iniziamo a costruire il nostro forno di carbone. Mettiamoci al lavoro. Utilizziamo tutto ciò che abbiamo a disposizione. Questo non mi serve. Quello che voglio fare è creare una base che mi permetta di tenere il forno su.
Oppla, vediamo un po' quanto sei grossa. Ecco fatto. Allora, questa sarà la base. Carbone e piastra su per riscaldare la base della nostra pizza. Ok, perfetto. Raga, qui verrà posizionato l'altro carbone in questo modo, chiuso, e il calore dovrebbe andare giù. Non so se funzionerà, non lo so, però con la retina dovrebbe entrare abbastanza ossigeno da tenere attivo il carbone, e anche sotto è tutto bello aperto, quindi dovrebbe andare bene. Questo sarà il vassoio che possiamo uscire ed entrare ogni volta che ci serve, quindi più o meno ci siamo. Allora, la cosa che dobbiamo fare, devo chiudere un po' le entrate d'aria, che sicuramente mi causeranno un po' la fuoriuscita del calore. Ah. Più o meno ci siamo. Più o meno. Raga, mi sto dando una mossa perché sta iniziando a entrare un po' di vento. Ho paura che aumenti un po', quindi sto cercando di velocizzare un po' il tutto. E quindi direi di accendere subito il fuoco. Accendiamo sia la parte inferiore che la parte superiore. Lasciamo riscaldare un po' il tutto e nel frattempo ci prepariamo la nostra pizza. Ok. Mamma mia, raga, tanta roba qua. Tanta roba, la faccia che fiamma. Beh, riposato per 2 ore, credo che basti. Allora, utilizziamo il coperchio della nostra padella come base per la nostra pizza, perché raga, più grande di così non può essere, purtroppo. Prendiamo un po' l'impasto. Come la facciamo? Ci mettiamo un po' di sughetto, mix di formaggio. Mamma mia, raga, ci facciamo una specie di diavola. Ah, porca miseria, ha già fatto casi. Vabbè, dai, la forma è rimasta, dai. Aggiustiamo un po' il tutto. Stiamo per inserire la prima pizza. Speriamo bene. Perfetto. Oh. Chiuso su, chiuso giù. Ci mettiamo una specie di coperchio e aspettiamo. Se tutto va bene, se tutto va bene, il calore del nostro carbone dovrebbe arrivare intorno ai 500-700 gradi al tatto, quindi la temperatura dovrebbe essere abbastanza buona per cucinare la nostra pizza. Proviamo a togliere un attimino il coperchio, vediamo un po', raga, guardate qua, guardate su, non ci credo,
Mamma mia, non ci credo! Porca miseria, sta cuocendo per davvero sta cosa! Aspetta, la devo girare! Ah, scotta, scotta! Non sono nemmeno 2 minuti che è stata inserita all'interno e quindi direi che la cottura va molto molto bene. Alla faccia, credo un altro minuto, massimo 2, e la cacciamo fuori. Più che altro voglio vedere come cuoce sotto. Sotto anche sta cuocendo bene, allora la fiamma su forse è troppo alta, quindi abbassiamo un po' questo, lo portiamo verso il basso, così cuoce meglio sotto. Ecco fatto. Perfetto. Io direi che ci siamo. Ecco qua. Nel frattempo che la seconda pizza cuoce, direi di assaggiare la prima, che sarebbe questa qua. E diciamo che la cottura non è male, ho bruciato un po' sopra perché non mi immaginavo che era così alta la fiamma. Non c'è cenere, anche perché il carbone ancora non è al massimo della sua erogazione di calore, quindi è venuto pulito, altrimenti ci mettevo sopra, non so, un pezzo di carta stagnola. Però sembra abbastanza buona la cottura, su è ancora morbida, giù anche la cottura è buona, quindi raga, assaggiamo. No vabbè, non me l'aspettavo, è davvero buona. Come procede qua la cottura, maestro? Tapazze. Si crede un po' di cenere. Ok. Credo che questo sarà il nostro primo forno a carbone. Ne voglio provare altri, voglio provare altri sistemi, quindi questo lo chiameremo forno a carbone cacatina. Dato che sì, funziona, ma è una cacatina comunque. Oh, e tu dove te ne scappi? Bella. Dato che abbiamo il fuoco. No, anche questa direi è pronta. Oh, perfetto, bello soddisfatto e pieno. Vi devo dare degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti riguardano questo, perché praticamente non c'è il lettino, ma c'è la mia giacca come base e il sacco a pelo, e c'è il cuscino che l'ho messo là per... ok, avete capito. Insomma raga, ho dormito senza lettino questa notte. Ho dormito, ma non ho dormito benissimo, perché comunque sì, è stato tutto bello duro duro, cioè i fianchi a pezzi, e questo non va bene. Perché non ho dormito più con il lettino? Perché come sapete purtroppo sta avendo dei problemi, devo sostituirlo, e per la sostituzione devo aspettare di raggiungere un posto buono dove può arrivare il nuovo lettino e dove io devo essere lì presente per consegnare quello vecchio, quindi su queste isole piccole no.
Che sta succedendo? Praticamente più o meno all'altezza della schiena si stanno separando i tessuti del lettino, si sta creando una specie di cuscino che purtroppo se fosse stata la testa sarebbe stato comodo, ma siccome è la schiena è scomodissimo e man mano ogni volta che ci dormo su continua ad ingrandirsi. Questa notte è stata un'impresa, ogni 2x3 sentivo che esplodevano le fasce lì. E quindi proprio, raga, non ho potuto dormire per niente, era scomodissimo, alla fine l'ho tolto e ho dormito senza. Ora, visto che sto lettino qua non è più utilizzabile perché penso che non ci dormirò più, meglio dormirci senza, che cosa facciamo? Siccome comunque se ci troviamo su delle isole rocciose, delle isole che non è proprio il massimo dormire senza lettino, a parte in questo posto, ho dovuto comprare un altro lettino. Dato che questo ce lo sostituiranno, non mi sono buttato su un lettino di 40-50 euro, ma ne ho preso uno di 7 euro. Un lettino da mare. Non è leggerissimo, peserà tipo due volte quello, però chi se ne frega, raga, basta che abbiamo una base dove appoggiarci e niente, questo è l'unico problema, sarà gonfiarlo e sgonfiarlo ogni volta perché è un'impresa, solo questo. Avete sentito? Non si può. Vabbè, adesso ormai continua sempre a rompersi, quindi ho dormito così. Ogni 2x3 fa il botto e continua ad ingrandirsi. I piedi vanno fuori e quindi non è il massimo. Proviamo quello nuovo e ovviamente, raga, potevo trovare un colore diverso da quello di prima o niente, tutto giallo, cioè non è possibile. Giramento di testa ti viene qua. Eeeh, ficca da dind. Oh. Ok. Ah, molto. Fa vedere di fianco. Ah. No, raga. Finalmente. Molto molto meglio, sì. Molto meglio. Ok, suderò un sacco. Sistemato anche il lettino, direi che stiamo a posto. La pancia è piena, abbiamo mangiato. Finalmente possiamo anche riposare come si deve, quindi meglio di così non si può. Comunque sia, domani riprendiamo il cammino. Ci sarà una sorpresa perché non sarò da solo, ci sarà un ragazzo che poi vi presenterò. E niente, mi raccomando, se anche quest'altro vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Se volete sostenermi abbonatevi al canale, al costo di 2 caffè al mese riceverete dei contenuti extra. E a parte questo vi saluto io, vi saluto a quel grande cuoricino fatto di pietra e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!